Emergenza freddo a Pescara, l'amministrazione comunale corre ai ripari. Qui siamo al centro Monsignor Britti di via Cesano, dove state accogliendo già da diverse ore molti senza tetto della nostra città. Sì, il progetto a cui abbiamo aderito come associazioni è stato voluto fortemente dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Pescara, va avanti da, diciamo, inizio anno e avrebbe avuto la chiusura il 25 febbraio, poi causa, insomma, emergenza meteo di queste ultime ore, lo stesso assessorato ha voluto fortemente, insomma, fare una proroga di circa 15 giorni. Centro aperto 24 ore su 24, quante persone state accogliendo in queste ore? Ma il centro fino a prima, poche ore prima dell'emergenza neve, era aperto solo come ricovero notturno dalle 19 alle 9 del mattino. Sempre per questa emergenza sono 3 giorni che è aperto H24 e attualmente ospitiamo all'incirca 50-55 persone che fanno rientro la sera, ma nell'arco di tutto il progetto abbiamo ospitato più di 100 persone. Numeri importanti proprio in queste ore con queste temperature sotto zero. Indubbiamente sì, infatti sembra essere un po' una manna dal cielo, nel senso questa emergenza meteo ha fatto sì che ci fosse il prolungamento, insomma, per queste persone che vivono in strada, indubbiamente sarebbe stata dura con queste temperature sotto lo zero per loro. Persone a cui fornite anche dei pasti? Beh, in questi ultimi giorni sì, ci adoperiamo, insomma, per fornire non un pasto completo, ma insomma qualcosa anche per passare il tempo, che possa essere un caffè, un tè caldo, un po' di latte, questo sì.